Ciao a tutti! Allora, stasera mi vedete in una location diversa perché ci tenevo che vedeste parte del mio albero. Lo so che mi vedete per metà in ombra, però purtroppo è sera e anzi scusate la faccia, ma sono stata tutto il giorno per regali, quindi insomma direi che andiamo avanti. Allora, questo è un video tag, è un video Christmas tag che faccio insieme a LittleSnake90, Martina, che saluto, ciao cara. Se non conoscete il suo canale andate ovviamente a vederlo perché lei è dolcissima e veramente molto molto brava. E quindi ovviamente sotto vi metto il link al canale e il link al video che faremo insieme. E quindi niente, andrei con le domande così non perdiamo troppo tempo. Allora, se mi giro perché ho qua il PC, ho qua il PC con le domande e non per altro, insomma, magari me le metto qua. Ecco. Allora, film di Natale preferito? Film di Natale preferito? Fondamentalmente ce l'ho qua, l'ho qua dietro. Allora, film di Natale preferito in assoluto è questo qui, che è L'amore non va in vacanza, anche se in realtà anche se in realtà l'originale si chiama The Holiday. Io non so perché in Italia ci ostiniamo a cambiare i titoli ai DVD, comunque si chiama appunto La vacanza e è girato proprio durante le vacanze di Natale, nel senso che la storia è ambientata durante delle vacanze di Natale, quindi perfetto, adattissimo. E è un film che a me è piaciuto tanto, è una commedia romantica molto 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 bella, quindi se non l'avete visto ve lo straconsiglio. Un altro film che mi piace sistematicamente vedere, e generalmente a Natale ho diciamo più tempo per poterlo fare, è Il diavolo veste Prada, che secondo me è un evergreen super fashion e quindi lo consiglio sempre. Poi, seconda domanda, mostraci un'imbarazzante foto di Natale che ti ritrae. Allora, foto imbarazzanti sinceramente non ne ho, però ho ripescato dal mio album personale il mio primo proprio Natale, le foto del mio primissimo Natale. Vediamo se riesco a farvi vedere. Ah, sta cascando tutto. Cioè, praticamente mi hanno proprio vestita tipo da Babbo Natale, qui sono in braccio a mio zio. E quindi, insomma, oppure anche guardate che carina questa. E tra l'altro dietro c'è l'albero di Natale, insomma, dei miei parenti all'epoca. E insomma, non sono imbarazzanti, ma sono le uniche foto decenti di Natale che ho da farvi vedere, quindi vi beccate queste. Andrei avanti. Hai mai passato un Natale innevato? A voglia, un sacco. Qui nevica quasi quasi ogni anno, quindi sì. Dove trascorri le vacanze? Dove trascorri le vacanze dipende, a volte è capitato che andassimo via, a volte è capitato che rimanessimo a casa, quindi insomma dipende dagli anni. Aspettate che mi metto il PC qua perché sennò continuo a girarmi, è antipatico. Allora, dove trascorri le vacanze? Ok, il tuo albero di Natale è vero o è finto? È finto, fintissimo, anche perché gli alberi veri secondo me soffrono a stare in casa, quindi fintissimo, di plastica proprio. Piatto preferito, dolce e salato? Allora, sinceramente a questo punto direi dolce, perché io adoro la crema al mascarpone, quella che si mette sul pandoro. Qui c'è proprio un must di Natale, secondo me, quindi a questo punto direi dolce. Preferisci ricevere o fare i regali? Allora, preferisco farmi i regali, sinceramente, nel senso che mi piace proprio pensare ai regali per gli altri. Però, vabbè, ovvio che mi piace anche ricevere, cioè se me li fanno non è che dico non lo voglio, cioè è bello anche riceverli, quindi direi che più o meno allo stesso peso, forse mi piace un tantino più farli. Puoi indicare il nome di tutte le renne di Babbo Natale? No, non posso indicarle. L'unica che mi viene in mente è Rudolph, credo che si chiami, e le altre sinceramente non me le ricordo. Luogo da sogni da visitare per le vacanze di Natale. Ecco, ogni tanto mi piacerebbe andare in un posto dove c'è il sole, 40 gradi, tipo le Hawaii, questi posti così, anche se poi credo che tornare sarebbe traumatico, però ecco, una volta mi piacerebbe farlo, nel senso che anche quando vado via, vado sempre via tipo in montagna, comunque paesaggi sempre innevati. Un giorno mi piacerebbe andare in un posto con 40 gradi all'ombra. Un ricordo natalizio particolare. Ricordo natalizio particolare, vabbè, i Natali quando c'era ancora mio nonno erano spettacolari, perché lui cucinava per tutti, organizzava sempre un sacco di cose, un sacco di regali per tutti, cioè era veramente una persona di buon cuore e quindi i Natali, insomma, con lui avevano un altro sapore, secondo me, comunque.
piccola non ci ho mai creduto, adesso che ho 30 anni sola ci credo. Andrei avanti. Fai nuovi propositi per l'anno nuovo? Ti attieni a loro? Allora, sì, ogni anno faccio un sacco di propositi, alcuni riesco a mantenerli, alcuni no. Considerato che non è che li faccio solo a Natale, considerato che il fioretto sugli smalti va avanti da marzo scorso e non ho più comprato smalti, direi che ce la posso fare. Poi, cosa rende speciale per te le vacanze natalizie? Beh, il fatto che comunque si ha più tempo da dedicare a amici, parenti, familiari e quant'altro, quindi sicuramente questo crea delle occasioni speciali da sfruttare. Poi, aprite i regali di Natale dal vigilia al giorno di Natale. Allora, io tendenzialmente li apro la mattina di Natale, la mattina del 25, fino al 25 li metto tutti sotto l'albero, infatti voi qua non potete vedere, ma qualcosa si vede. Li metto tutti, insomma, vicino all'albero e poi la mattina del 25 li apro. Quale tradizione natalizia attendi con impazienza? Ma, cene, pranzi coi parenti, perché comunque fondamentalmente si mangia, si sta insieme, insomma, si sta bene. Mostra qualcosa di brutto che hai indossato a Natale negli anni precedenti. Ma in realtà non ho niente di... cioè, intendo vestirmi comunque di rosso durante le vacanze di Natale perché mi piace. Cose brutte, particolarmente brutte, non credo di averne mai indossate. Niente di particolare. La tua famiglia ha una ricetta natalizia alla quale preparazione partecipate tutti quanti? Allora, no, non è che magari prepariamo lo stesso piatto tutti insieme, magari ognuno prepara qualcosa, no? In base alla cena che c'è da fare, però ecco, una cosa che prepariamo proprio tutti insieme, no, in genere si fa l'albero tutti insieme a casa mia, quindi tradizione forse ecco questa. Sai incartare i regali? Sì, li sai incartare, generalmente sono io anche l'addetta all'incartamientos, e niente, insomma, quindi sì, sì, volete vederne qualcuno impacchettato da me? Mano, perché questi mi sono stati dati tutti, no, però sì, li so incartare, generalmente li incarto io. E niente, queste erano tutte le domande. Spero di riuscire a caricare il video già stasera, perché so che Martina Little Snake, ciao cara, so che lo carica già stasera, quindi mi devo dare una mossa. E niente, spero di non avervi annoiato, che il video vi sia piaciuto, vi abbia fatto un po' sorridere. Colgo l'occasione per farvi i miei migliori auguri di buon Natale e felice anno nuovo. Saluto ancora Martina, ciao cara, e andate a vedere il suo canale, e a voi vi abbraccio tutti proprio così. Un bacione, ciao!